Ciao, stamattina, questa mattina, mi sei... Vabbè, ce l'ho fatta. Buongiorno. No, nonna. Non ho pigiato il telefonino, come quando uno ti chiama, no? Fa vedere, va. No, ma forse è così, è successo. Troviamo i problemi. Ha lampeggiato come fosse arrivato un messaggio, no? Sì, è arrivato i messaggi. La Vodafone. E cosa è la Vodafone? Niente di che, nonna. Che si mangia stamattina per colazione? Pancake. Rumore del caffè. Sto cucinando i miei pancake. Opa. Che colazione, ragazzi, c'è proprio perfetti. Perfetti. Quando l'impasto lo fa mia sorella, i pancake vengono perfetti. Quando lo faccio io fa cagare. Mi sento di darvi un consiglio riguardo la colazione. Smettete di mangiare biscotti o merendine e provate a farvi la colazione fatta in casa. Io spesso mi preparo pancake, torte, porridge, oppure quando proprio non ho tempo mi butto sul pane alla marmellata. Evitate di introdurre nel vostro corpo un sacco di grassi idrogenati e conservanti contenuti nei prodotti appunto confezionati. Inoltre noterete che la colazione preparata insomma da voi sazia molto di più dei biscotti e quindi vi aiuta anche a controllare il senso di fame durante la giornata. Sto messaggiando con la mia amica che oggi vado a trovare. E praticamente gli ho detto, siccome gli ho preso un regalino, perché lei è incinta, aspetta un maschietto, allora gli ho preso un regalino, però siccome non volevo dirgli che avevo preso qualcosa, allora quando ci siamo sentite gli ho detto, ma sai perché ti devo dire una cosa, adesso è stracuriosa, mi sta scrivendo, ma che mi devi dire, sono curiosa, invece non gli devo di un cazzo, e devo soltanto dare un regalino, questo qua, che praticamente sono delle scarpette troppo carine, adesso vi faccio vedere perché gli ho fatto la foto. Tanto quando esce questo video già l'avrà ricevuta. Guardate quanto sono belle, sono bellissime, piccoline piccoline. Io intanto mi sono cambiata, mi sono messa in tenuta sportiva perché adesso vado a fare qualche esercizio. Missione compiuta, ho proprio appena fatto, infatti c'ho ancora il fiatone. Ora devo mettere a posto tutto. Non sai perché mi rendere a tempi miei, no? Non è che è stato. Se uno te vedeva così, mi diceva, ma va a fare il calzetto, eh? Perché vedo no, i calzetti, no? Sì, sì. Ma va a fare. Col cavolo! Doccia fatta. Adesso scelgo un attimo cosa mettermi. Stavo rovistando l'armadio e ho trovato questo jeans, che è penso uno dei jeans più belli che ho avuto. Però purtroppo un giorno ho infilato un piede, sapete quando infilate il piede nello strappo, no? E ho praticamente lacerato tutto il jeans. Ed è praticamente diventato, cioè è brutto perché vedete dove arriva lo spacco. E niente, quindi devo trovare il coraggio e buttarlo via perché purtroppo non si può più mettere. Eccomi qua, arrivata al momento del trucco. Sto litigando con le sopracciglia perché vorrei farle crescere un po'. E allora le sto facendo più spesse. Però non so se sono brutte o se sono uguali, non lo so. Cioè vedete dove arriva il mio sopracciglio? Cioè io non so cosa fare con queste sopracciglia. Andiamo avanti, tanto ormai le ho fatte così. Ma ti pare che viene uguale questo eyeliner? Ma ti pare? Allora, il make-up è finito nonostante la difficoltà iniziale di queste dannate sopracciglia. Mi sembra che alla fine sono venuta abbastanza bene. Niente, adesso mi asciugo i capelli perché ancora ho i capelli bagnati e devo correre dalla mia amica perché quando mi sono iniziata a preparare ho detto vabbè, madonna, è presto. Invece cioè, è mezzogiorno e 20, devo essere da lei all'una, quindi mi devo muovere. Ok, sono pronta, manca l'ultimo trucco.
ovvero il mio profumo che ho acquistato da poco, Narciso Poudré, è buonissimo. Andiamo. In questi giorni da me c'è un sacco di vento, cioè, ma proprio tantissimo. C'è anche stata una tromba d'aria un paio di settimane fa. E, però che palle sto vento, che ti si appiccica tutto al rossetto. Sì, infatti vedete, mi sono pettinata io per l'anima del cavolo. Ah, comunque si sta bene, non è troppo caldo, si sta bene. In partenza dal binario 9 e 3 quarti. Cioè, scusa, Con la campana e il fin de semana. Cialalalala. Sapete quanto so deficiente io? Tanto! Sono tornata indietro perché mi ero scordata il regalo. Cioè, ma quanto so deficiente! L'ho chiamato e ho detto, guarda, tardo, ho messo prima roba che mi è venuta in mente, mi sono scordata di chiudere una finestra perché c'è mia nonna e non ce la fa, c'è proprio una scusa di merda. Sono arrivata, però non ho pensato a un piccolo particolare, cioè io non ho una busta per i pacchetti. Cazzo, io volevo fare una sorpresa, però devo studiare un modo. Me li nasconderò dietro la schiena. Vado. E via per culo, capito? Cioè, non sa che sono una persona, non stavo di importante, ma cazzo è importante per mia madre e mio padre, forse. Una persona di sono ormai un personaggio pubblico. Quello sì, pubblicissimo, ma è vero. Un cesso pubblico. Ma allora, stiamo andando a fare shopping nel al cuore adriatico. Però ci siamo perse, infatti ho il navigatore. Sì, sì, è uscita dall'autostrada, sì. Ti vuoi far vedere? No! Già, io ho fatto vedere il tuo regalo, io ho detto che tanto quando esce il video. Che mi è piaciuto molto! Tanto quando esce il video già l'avrai ricevuto, infatti ha ricevuto. E poi la chine sono carinissime. Allora, sto tornando a casa dopo lo shopping, ho comprato tantissime cose, infatti vi farò sicuramente un haul. Guardate un po' le buste. E adesso sto ritornando a casa, quindi mi cambio e esco, oddio sole e luce fu. Mi cambio e poi riparto subito perché mi hanno chiamato le mie amiche e mi hanno detto che stasera vanno a mangiare una pizza ad Ancona centro, quindi vado con loro, anche se non avevo un programma di uscire stasera perché di solito quando sto tutto il giorno fuori la sera mi piace sta a casa, però vabbè dai, è estate, su, non facciamo i vecchi. Vi volevo dire una cosa, allora, tra qualche settimana ci sarà una grossissima novità, una cosa che aspettavo e che volevo da tantissimo tempo. Su un video passato l'ho detto, questo mio desiderio. Quindi vi dico solo questo per il momento, però provate un po' a indovinare, scrivetelo nei commenti. Mi devo muovere, non ho preso nemmeno le chiavi della macchina. Ok, cambio di look al volo, non so se riuscite a vedere, mi sono messa un body nero e un jeans. Mia sorella! Ciao Ilenia! Ciao! Come vai Marti? Vado a cena fuori! With? Con le amiche! Buona cena! Ciao! Ciao ciao! E niente, stavo dicendo, mi sono messa appunto questo body nero e un jeans sotto grigio, poi ho un giubbettino di acopelle, piccolino, stavo a dire, cioè, nel senso morbido morbido, non è uno dei tipo chiodo, è un semplice coprispalle. E borsettina pochette. Adesso vado a recuperare la mia amica e andiamo a cena. Qui c'è qualcuno che vuole vloggare. La mia amica Alessandra. Ve la presento. Si vergogna. Però sì, lei è la mia amica Alessandra. E adesso stiamo andando a cena con gli altri a mangiare una pizza. 3 ore per cercare parcheggio.
e quindi saranno tutti incazzati con noi. Però ma vabbè, dillo che non mi ha mai salutato nei video. Ah giusto, aspetta. Allora saluto la mia amica Alessandra che è qui con me, quindi ciao. Saluta pure Alessia che si ingelosisce. Saluto pure Alessia, okay. E niente, andiamo, va, che sennò queste ci ammazzano. Wow, hanno fatto la nuova piazza Cavour di Ancona. Veramente, no vabbè, bellissima, dai, guarda tutte le panchine belle. Bella, bella, mi piace. Adesso ci passiamo dentro, voglio assolutamente vederla. No vabbè, chi è che sta cantando? No, beh prego, io spero vivamente che avete sentito vederla quello che abbiamo sentito noi. Cioè, la canzone del Nokia 3310. Proveniva dal bus. Ma che ne sanno i 2000? Che ottimo modo di presentare le amiche. Una che balla la bandiera in mano. Anch'io voglio ballare. Ora di andare a dormire per me. Mamma mia, che giornata piena.